questa sera vi voglio presentare invece un giornalista. Un giornalista che si chiama Assange. Assange è collegato con noi e credo agli arresti all'ambasciata dell'Ecuador in Gran Bretagna. Da 4 anni e mezzo è lì dentro. L'ONU ha detto che è detenuto illegalmente. Lui è un giornalista che ha disintegrato il grande potere della grande informazione. Noi abbiamo Google che ha 35 miliardi di ricerche al mese, sanno tutto di noi. Google ha comprato una società che si chiama Apostroph, dove collegano tutti gli oggetti con la rete. Noi abbiamo il frigorifero collegato col forno, il forno collegato col gabinetto. Il gabinetto ti fa le analisi delle urine, delle feci. Se fai le feci, il gabinetto avvisa il frigo di non comprare il colesterolo alto, non comprare più il formaggio. E il frigo non ordina più il formaggio al supermercato. E allora ti tocca, per essere libero, cagare dal vicino di casa, perché se no non ce la fa. Siamo contornati da oggetti collegati. La Barbie col wifi, i bambini, la Barbie col wifi. La Barbie che racconta la favola al bambino in casa e il bambino risponde, la Barbie chiede: quanti siete? Cosa fa tuo papà? E la Barbie risponde, ma è collegata. Il bambino è convinto di rispondere a una bambolina, invece risponde a un consiglio di amministrazione dall'altra parte degli Stati Uniti. Allora, abbiamo una politica estera devastante degli Stati Uniti, abbiamo questa geopolitica che è disintegrata, si stanno verificando cose incredibili, il dollaro sta creando e sta scomparendo come moneta internazionale, e allora questa fa paura, hai paura. Però ci sono persone come Assange, che una persona mette in crisi tutto il sistema. Questa è la nostra forza e la loro debolezza. Io è collegato con noi 4 anni e mezzo agli arresti domiciliari, detenuto illegalmente, l'ha detto l'ONU, ve lo presento, eccolo qua, Assange. Ciao Assange. Can you hear me, Pepe? Ciao, grazie Assange, grazie di esserci. Wow, it's a quite amazing achievement what you people have done in smashing through the filters, which are very real in Italy, of the old, corrupt mainstream press. I think this is perhaps your greatest achievement, because when people's natural goodwill and skepticism is allowed to come out unfiltered, guided in this case, okay, by Beppe, who has extremely high energy, and is someone who is able to cut through the bullshit with comedy, then you get something like the Five Star Movement. Right. And while other movements smashing through the mainstream press, here, for example, in the United Kingdom with Jeremy Corbyn. Scusa, dobbiamo tradurre quello che hai detto, sennò diventa il periodo troppo lungo e mi va in crisi, l'abbiamo pagata in anticipo. Vai. Avete fatto una grande impresa voi qui in Italia con il Movimento 5 Stelle, perché siete riusciti a sbaragliare la stampa corrotta. Siete riusciti a fare questo grazie alla guida di Beppe, grazie alla buona volontà e allo scetticismo e alla sua guida. Anche in Inghilterra ci sono delle persone che stanno facendo qualcosa del genere. Penso per esempio a Corbyn. Bene, grazie. Prego Assange, vai avanti, grazie. Please go ahead. Okay, I will try and speak more briefly, Beppe. Yeah, thanks. Cercherò di essere più sintetico. Look, I have been detained in the United Kingdom for 6 years. Illegally, the UN has declared it to be illegal. The context is this still very large ongoing attempted prosecution of me and WikiLeaks as an organization, which has already put a young person, Chelsea Manning,
in prison now, sentenced to 35 years, right now in solitary confinement, etc. So I am in a very unusual situation, a very difficult situation, but it is one where I can look out and attempt to keep working with what I feel to be important in the world. I am given a lot of courage by what I see occurring in Italy with smashing through the lies of the corrupt traditional press. Io sono detenuto illegalmente in Inghilterra da ben 6 anni e sono sempre sotto accusa e insieme a me anche la mia organizzazione. C'è stata anche una ragazza che recentemente è stata messa in prigione e condannata a 35 anni. Sono in una situazione molto difficile, però il vostro esempio dall'Italia mi dà conforto perché mi dà una grande speranza. I have said, I look at it, I have studied war a lot and the deaths that have come about as a result of wars. We have published more than 3 million documents about war. And my conclusion is that in a democracy, wars come about because of lies. If you look in the history of democracy from the Vietnam War, going further back to the attacks against Poland in World War II, wars come about as a result of lies and lies that are pushed by the mainstream press. So we must ask ourselves, what is the average number of deaths that each journalist who is not doing their job is responsible for? Well, there are not so many journalists. Each journalist is responsible on average for at least 10 deaths. So journalism is a very serious occupation, and conveying information from one person to another is what builds our society. So if this system is not right, we cannot be all that we can be. Mi sono occupato molto di studiare le guerre e le morti causate dalle guerre. Devo dirvi che quasi sempre, sempre la guerra è causata dalle menzogne. Le menzogne che noi leggiamo sulla stampa hanno come conseguenza la guerra. Quindi secondo me ogni giornalista è responsabile mediamente di almeno 10 morti. Il giornalismo è una professione molto seria e molto importante. We can only be, all of us can only be as good as what we know. We cannot be more than what we know. We can only plan for as good as we can understand, and we can only act as good as the courage that we have to act. So we must understand, so we must see, understand, and act. And this middle part is spreading information from one person to another, cutting through the filters of ignorance. Now, I understand that there's that you have a video from the United Nations. Il dovere del giornalista è di osservare, comprendere e poi comunicare, dire la verità. Questo è molto importante nella nostra società perché ciò che ci rende una comunità è la comunicazione. So che avete un video delle Nazioni Unite. Please go ahead. WikiLeaks founder Julian Assange has been arbitrarily detained by Sweden and the United Kingdom since his arrest in London on 7 December 2010 as a result of the legal action taken against him by both governments. The expert panel called on the Swedish and British authorities to end Mr. Assange deprivation of liberty. I think the recommendation is quite clear. Respect his physical integrity and freedom of movement, and afford him the right to compensation. Julian Assange è stato arrestato e detenuto in maniera illegale, però adesso sia il governo svedese che quello inglese si vogliono occupare della sua liberazione e della regolarizzazione del suo status.
Saremo con loro tutti. We'll all be there to support you. Thank you, Beppe. Senti, volevo farti una domanda. I wanted to ask you something. Hai paura per te e i tuoi familiari? Stai passando, sei nell'ambasciata dell'Ecuador o sei in una casa privata a Londra? Are you at the Ecuador's embassy or are you in a private house, and are you afraid about yourself and your family? I have been in this embassy for 4.5 years in London. I came to the embassy to apply for asylum because of what was happening in the United States, and that the UK would not let me out. I'm Australian. I just was coming through the UK to work with the Guardian newspaper to about the war in Afghanistan, and was trapped in London. So I came to the embassy to apply for asylum, and then the embassy was circled by police, more than 150 police. And that siege has been going on now for 4.5 years. The British government admit that they have spent more than 20 million euros on the siege. This is more than the United Kingdom's global human rights budget each year. Io mi trovo in questa ambasciata da 4 anni e mezzo. Inizialmente sono arrivato e ho chiesto asilo, però non mi hanno fatto più uscire. Sono praticamente assediato. Ci sono più di 1000 poliziotti qui fuori che mi tengono in assedio. E si è saputo che questo dispiegamento di forze è costato ben 20.000 euro al Regno Unito, che è più di quanto spendono per gli aiuti umanitari. Bene. Pensavo di essere io assediato dai giornalisti dell'albergo qua. Grazie, Assange. Thank you. E faremo qualcosa sicuramente per te online, vedremo di che cosa, come farla, se fare una petizione, fare una petizione all'ONU. E poi ti verremo a trovare. Scusa la voce che mi sta andando via, ma magari ti verremo a trovare se pagate il viaggio. No, scherzo. We'll try to help you in any way. I think we'll launch a petition through the internet, but of course we will come and visit you if they pay for our trip. No, I see so many people in this crowd, maybe 15,000, that yes, you should all come all at once. Okay. Thank you very much. Thank you very much. Un applauso per Assange. Grazie. Grazie di essere stato con noi. Ciao. Thank you for being with us. Coraggio. Be strong.